Raghi, sto spiando da casa mia, sì, perché mi piace spiare la gente, due baddi ricchissimi a quanto pare. Vorrei capire se riesco a vedere quello che stanno scrivendo. Raghi, è difficilissimo da qui. Teso, ma ci pensi? Le poracce, che schifo. Ma poi quella per la tangenziale l'hai vista? Cioè, subdole e poracce, beh. Se devi fare una cosa, falla per bene. Ok, raghi, a quanto pare stanno parlando di una baddy povera, da quello che ho sentito. Infatti io mi sono trasformata in baddy perché queste qui sono delle baddy ricche che odiano delle baddy povere. E io oggi voglio fare la parte della baddy povera. Infatti ho usato per questo outfit solo dei codici di Brookhaven. Ma sono in due, per andare a sfidarle mi servirà trovare un'altra baddy. Non posso farlo da sola, anche perché due baddy ricche contro una povera è un po' brutto. Ma andiamo a trovarle prima. Vediamo se rispondono, se sentono da dietro la loro cavolo di casa. Che erano pure... Oh, eccola, eccola, sta arrivando, sta arrivando. Oh, oh, oh. Oh, un po' di inclusività, va bene. Cioè, eccola! È la baddy povera, raga! Forse stavano parlando di lei. Oh, ma che vuoi? Che schifo! Ma stavate parlando male della baddy qui, scusatemi. Della mia nuova migliore amica. Eccola! Oddio, che mostro! Cosa avete contro di lei? Scusa, spiegatemi! Quella grandissima poraccia, ma... Ma la vedi? Ma lasciatela in pace, veramente! Ma perché mi insultate? Ma infatti, per me sta benissimo, sta cessa! Boh! Allora, non va bene. Una baddy può essere sia ricca che povera. Non tutte le baddy sono fortunate come noi. Certo che c'ha due bocche, fa morire da ridere. Comunque, ma poi non ha neanche le unghie. Certo, sapete quanto costa farsi le unghie su Roblox? Raghi, tantissimo, non tutti se la possono permettere. Beh, non mi sono cresciute. Vi credete tanto meglio di noi? È così? Ma no, Teso, non fraintenderci, noi non ci crediamo meglio di voi. Infatti, noi siamo meglio di voi. Oh mio Dio, ti giuro, ti faccio rotolare da una scogliera, guarda. Oh mio Dio, allora, non mi sta bene, non mi sta bene questa cosa di classi qua, basta. Ci sfideremo. I poveri saranno ricchi, Teso. Quello era un altro proverbio. Comunque, va bene. Sfidiamoci allora, dai. Ok, sfidiamoci. Se perdete uscite dal server, se no ce ne andremo noi per sempre. Devono accettarla questa sfida, per forza. Se non sono delle fifone del cavolo, accetteranno questa sfida. Sì, amo Hug. Come cacchio? Certo che accettiamo. Ok, perfetto, raghi. Ci sarà una battaglia baddy ricche contro baddy povere. Raghi, la prima sfida abbiamo deciso chi farà la casa più baddy di tutte le case, insomma, tra le baddy ricche e le baddy povere. Allora, la casa delle baddy povere penso che dovrà essere questa qui. Noi abbiamo questa casa da povere, ma le faremo meglio di loro, molto meglio di loro. Infatti, amiamo. Andiamo. Ok, allora, abbiamo ovviamente il posto dove dovrebbero dormire le baddy, dove dormono anche i maranza, raghi, se vi ricordate. Però possiamo farlo e renderlo molto bello. Infatti dobbiamo prendere la prima cosa che mi viene in mente è prendere i props e rendere questo posto più rosa possibile. Ok, i muri di fuori almeno saranno rosa, ci sta, mi piace. Poi ho intenzione di mettere dei posti dove sederci e dove stare, sempre qui in rosa. Ok, ne posso mettere, guardate raghi, un altro qua vicino. Fare tanto due posti dove stare. Poi le baddy ci servono assolutamente più specchi possibili. Posti dove specchiarsi, dove truccarsi, dove fare tutte le robe. Quindi mettiamo degli specchi qua, degli specchi qui. Oh, i vestiti, grande baddy povera. No, mi è partita la casa. Ok, comunque la mia baddy povera mi sta aiutando. Facciamo tipo tutta una saletta qui proprio, ecco. Oh, per specchiarsi bene, a posto. Ora vorrei mettere, raghi, anche del cibo, perché le baddy, come sapete, mangiano molto dal Mac, mangiano molto dal pizze, fast food, no, roba così. Quindi, ok, abbiamo tutti i panini, tutte le robe, ne metterò altre. Magari anche qui, in realtà le baddy... Ragazzi, le baddy non cucinano, però i cereali ci stanno, anche i cereali, quelli tipo al cioccolato, sì, mi piacciono, no, le baddy non cucinano, non posso metterla questa roba. Ma ci posso mettere altri, tipo altri panini, dai, sì. Tacos, i tacos non li avevo messi, perfetto.
Ok, raghi, c'è qualcos'altro? Ok, la piscinetta per le baby, ti prego. Bellissimo. Ovviamente non possiamo non fare spettacolo senza un po' di fumo rosa. O ce lo facciamo andare bene rosso. E poi un paio di... Oh, sto mettendo le lucine, ti adoro. Vai così, ok. Un po' di scalpore con queste ultraluci. Le facciamo rosa, raghi. Oh, pensate che abbiamo finito? No, non ho finito. Non ho finito perché casa nostra deve essere la migliore. Per essere la migliore mi serve la piscina. E come sapete la piscina si prende con questo camion qui, che devo far entrare tipo dalla porta, oddio mio. Ok, bip bip, scusatemi. Oh Gesù, oh santo cielo. Allora, permesso, devo mettere il camion. Oh mio Dio, è stata una pessima idea. Ok, ragazzi, ce la posso fare. Sentite, le baby non sono proprio il top a guidare, va bene? Ok, ok, ci sono quasi. Ok, ragazzi, la metto qua. Perfetto. La coloro pure di rosa. Ci siamo. E poi, soprattutto, la accendo. Ecco, forse l'accendo così. Oh, perfetto. Ora ci manca, cosa ci manca, ragazzi? Cosa possiamo mettere di altro? Potremmo mettere il camioncino dei gelati. Tanto come sapete col nuovo aggiornamento è possibile mettere 3 veicoli. Quindi almeno 3 auto. Anzi, al posto di quello dei gelati, sapete che cosa sarebbe più baddie di tutto? Direi proprio lo Starbucks. Beh, una baddie ha bisogno del suo caffè, scusatemi, ma è vero. E questa qui ha messo pure i tacos in aria, cioè, rendiamoci conto. Bellissimo, raghi, direi che abbiamo finito. Anzi, un'ultima cosa, l'ultima. Mettiamo quest'auto qui, che non posso generare qua, ma la posso mettere qui in strada. Da qui possiamo mettere della musica, quindi possiamo mettere della musica baddie. Ok, lo lasciamo qui, schiacciamo la musica e mettiamo tipo DJ Kid, non lo so, qualcosa. Oh, questa sì che è una canzone da baddie, raghi. Ci siamo! E la nostra festa, il nostro party è finito. Io lo adoro, io parteciperei ogni giorno a questo party con queste cose volanti tutti i giorni, perfetto. Ora io ho finito, pure io, siamo state bravissime, raghi. Ma dobbiamo vedere la loro creazione e andare a vedere il loro party, le baddie ricche. Vediamo che cosa hanno fatto. Secondo me fanno schifo, onestamente. Ragazzi, che cos'è questo scempio? Cioè, ma sembra una casa di riposo, vi prego. Andiamo al piano di sopra. Ok, al piano di sopra ci sono 2 cose in più, ma è terribile, non c'è nemmeno la musica. Dove sono le bevande? Oh, stiamo ancora facendo. Ma avete avuto un'ora per fare tutta questa roba, non avete fatto niente. Vi prego, no, il primo voto, raghi, va a noi, il primo proprio appunto. Ditemi se siete d'accordo nei commenti, ma scusate, guardate questo party. E guardate il nostro party. Cioè, totalmente diverso, questo sì che è un party, eppure il posto è decrepito, proprio brutto. Se volete vi invitiamo noi al party. Avete chiaramente imbrogliato. ti brucia che il tuo party fa schifo, eh. Imbrogliato, sì, col cavolo. A parte che non si può imbrogliare in questa cosa. Che c'è, ti stanno bruciando gli occhi dalla meraviglia. Non è vero. Ok, raghi, in pratica abbiamo fatto questa sfida di questa sfilata. Saranno una baddie ricca e la mia colleghina povera a sfidarsi per prime. Io e l'altra invece staremo qua fuori ad aspettarle. E il tema è party. Tipo party hard di sera proprio. Quindi voglio vedere che abiti si metteranno le nostre baddie. Hanno solo 5 minuti. Raghi, la mia colleghina si è... Allora, si è vestita come me intanto. E questo è il suo outfit da sera. Non saprei. Oddio. Ma siamo serie, ragazzi? Non lo so. Pochi accessori, solo il cappuccio. Non lo so, carina. Mi ricordavo che il tema fosse party. In effetti, allora ho visto di meglio. Magari perché è povera, che quindi non lo so, con lo stile ci sa fare fino a un certo punto. Vabbè, comunque, vediamo l'altra. Ok, abbiamo la... vabbè, raga, c'è, dai. Non c'è molto confronto, dai, sei stata bravissima. Questo vestito da sera è molto bello e ti darà molto, eh? Gucci, questa sì che è roba. Ok, ma non hai detto l'ultima parola, manca...
manca ancora il mio outfit. Ci dovremmo sfidare io e te, carina. Andiamo. Raghi, il tema è appuntamento, quindi adesso dovremmo vestirci da Baddy che va a fare un appuntamento romantico con una ranza. Raghi, sono pronta. Ora dovranno votarci loro. Ecco, questo è il mio vestito da appuntamento. Che ne pensi, Amio? Che ne pensi? Mi piaccio, io mi piaccio da morire. Raghi, datemi un voto. L'unica cosa che non ho potuto cambiare sono appunto le, perché sono povera e quindi non posso avere più di un paio di unghie. Però ho l'outfit rosa e quindi non ci stanno tanto, ma mi piace. Questo outfit è stato fatto tutto con i codici. Wow, che stile, Amio! Bravissima, ottima! Perfetto, perfetto, vediamo la nostra amichetta però. Oddio, eccola! Allora, ammetto che non si poteva cambiare a quanto pare lo stile della carrozzina. Però, non lo so, non hai... Cioè... Dov'è l'emozione? Dove sono i cuori? Dove sono gli accessori? No, non mi piace. Non mi piace. No, poteva mettere degli accessori in più, un cappello, qualcosa. No, ma non posso mettere troppe cose. Ma come? Sei ricca! Ma come non puoi mettere troppe cose? No, bocciato. Per me, raghi, hanno perso pure questa sfida. Ma aspetta a voi dare l'ultimo voto nei commenti. Diteci, secondo voi, quale è migliore? Le Baddy povere o le Baddy ricche? Raghi, ho deciso di provare due diverse scuole di Brookhaven. La prima sarà il professore divertente con la sua scuola divertente. E l'altro sarà il professore super serio e la sua scuola, non lo so, noiosa. Ditemi che scuola preferite. Intanto inizio dal professore divertente. Scegliamo la nostra borsa. Direi questa. Raghi, questi sono i miei compagni. Siamo tutti così colorati e lui non la smette di ballare. Buongiorno, ragazzi. Adesso vi spiego come funzionano le lezioni qui. Ci sono molte regole. Oh, non mi aspettavo che in una scuola del genere fossero tante regole. La prima è divertirsi. Ah, beh, questa sia una regola. La seconda è che non ci sono regole. Ah, ok, oui. Fate quello che volete quando lo volete. Evviva, sì, niente regole. Beh, non mi è mai capitato. Mi sento un po' persa. Io vado in palestra a divertirmi. Se volete venire ci sono delle sfide pronte. Beh, raghi, direi che non abbiamo... Io almeno non ho niente da fare. Oh mio Dio, ha preparato qualcosa. Sembra proprio un percorso a ostacoli. Ed è molto divertente. Dovete gattonare e andare a prendere i regali evitando tutti gli ostacoli. La prima persona che lo riporta indietro vince. Preparatevi! Pronti? Partenza! Via! Oh mio Dio, raghi. Allora, devo fare tipo questo. Questo devo fare, non lo so. Devo schivare tutti gli ostacoli. È difficilissimo mentre si gattona. Ah, ok, lei sta facendo la strada più lunga. Beh. Raghi, è terribile, questa qua è congelata. Ho preso il regalo. Ok, ora devo fare come ha fatto lei prima. Oh mio Dio, raghi, è terribile. Siamo allo stesso punto. Non so se vincerò. Secondo me sì. Forse di pochissimo, raghi, ce la faccio. Oh, devo chiudere questa curva. Ce la faccio. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta di poco. Ma ti ho battuto, mi dispiace. Sei stata brava però. Vince la signorina Jenny. Fantastico, ma qual è il premio? Apri il regalo e scoprilo. Perché sono molto emozionata, voglio sapere che cosa c'è. Ma è un tablet. Oh mio Dio, non ci credo. No, prof, ho vinto un tablet, non può essere. Sta scherzando. Tada! Oh mio Dio, questo è il miglior regalo di sempre. Beh, questo è solo l'inizio. Oh no, quella era la campanella, è già finita l'ora. Che cosa possiamo fare ora, prof? Beh, sai, dopo una prova fisica ci vuole un po' di ciccia. Quindi si va a mangiare, questo che sto dicendo. Tutti a mangiare! Woohoo! Sono molto curiosa di sapere che cosa c'è in questa scuola super divertente. Io spero, non lo so, gelati. Vedo già le luci, raghi, oh mio Dio! Ma è il paradiso del cibo! Ed è solo pizza. Oh, a scuola adoravo il giorno in cui si mangiava pizza, ma qui è sempre pizza. E gli stupendi studenti meritano cibo stupendo. Wow, grazie prof. Allora, beh, mi prenderò un bel pezzone di pizza. E anzi, voglio anche un po' di zucchero filato, perché no? Oh, ho delle patatine. Oh mio Dio, ma è tutto gratis in questo posto, è il paradiso. Ragazzi, su, mangiate in fretta. Prof, perché che succede? Dobbiamo scappare? Non lo so, sta prendendo fuoco la scuola. Che se no vi perdete la lezione sui videogiochi.
Oh mio Dio, raga, c'è una lezione sui videogiochi. Arrivo prima io. Dov'è la classe dei videogiochi? No, è impossibile, questa è di matematica e inglese. No, raghi, è la classe piena di arcade. Io prendo Tetris. Su, ragazzi, veloci con quelle mani. Sì, prof, ci sto provando. Devono bruciare, oh, ci può scommettere. I videogiochi sono la mia cosa preferita. Prof, mi sa che... non mi sento proprio bene. Mi sa che devo andare in bagno, però mi dispiace, arrivo subito. Oddio, ragazzi, mi sento davvero male. Forse perché non sono abituata a mangiare tutta questa pizza. Io spero che sia per quello. Ragazzi, non riesco a uscire da questo bagno. Un dolore di stomaco fortissimo. Ma cosa mi hanno dato da mangiare? Oh, vabbè, non ci sono regole, giusto? Devo andare a chiedere al professore se me ne posso andare a casa. Oh, prof, è venuto a cercarmi, non mi sento tanto bene. Oh, eccoti, ti vedo colorita. Sì, di verde. Beh, succede a tutti la prima volta. Che cosa significa succede a tutti la prima volta? La prima volta di cosa? Beh, il cibo è un po' variato. Che cosa? Sì, tipo da un mesetto. Come da un mesetto? Beh, sai, se non ci sono regole per voi, non ce n'è nemmeno per noi. Posso darvi da mangiare quello che mi pare. Cioè, mi faccia capire, lei al posto di aver buttato tutte queste pizze le ha messe qui e ce le ha date da mangiare. Ma lei è un mostro. Ho capito che non ci sono regole, ma insomma, un po' di decoro. Esatto. Oh mio Dio, si sposti, me ne vado a casa. Alla fine la scuola divertente non è poi così tanto divertente. Se mi vedete già scocciata, no, non è perché odio la scuola, ma è perché questo tizio ha delle regole, questo professore nella sua scuola. Comunque è arrivato il momento di scegliere l'altro zaino per quest'altra giornata di scuola, così non mi annoio mai. Anche se questa scuola, beh, mi tenta. Sei in ritardo, legga le regole, si muova. Io, ragazzi, le ho pure scritte. Allora, regola numero 1, è obbligatorio indossare l'uniforme. Check, ce l'abbiamo. Regola 2, in classe vige il silenzio. Ok. Regola 3, la ricreazione dura un minuto, si fa in classe senza mangiare. Ma che ricreazione è? Regola 4, uscire dall'aula senza permesso è proibito. Non è tanto diverso dalla mia scuola, però almeno la ricreazione ce la lasciano fare. Le prime 4 ore saranno di matematica e dopo ci sarà la ricreazione. Ma come? Ma dopo 4 ore, ragazzi? Dopo 4 ore un minuto di ricreazione? Malato. Bene, prendete il foglio e scrivete. Oh mio Dio. Avete 60 secondi di ricreazione. Oh mio Dio, che ansia. 60 secondi di che faccio un rutto probabilmente. Avete autorizzazione al bagno. Ok. Raghi, me la stavo facendo sotto 4 ore che la trattengo. Ci vediamo dopo. Quanti secondi ho? Non mi sono nemmeno lavata le mani. Cavolo, non riesco a fare tutto assieme. Senti, nel frattempo prendo... Nella scuola seria, se prendo delle patatine mi ammazzerà il prof. Devo per forza prendere una mela. Lavarmi le mani il più in fretta possibile. No. Il prof è lì. Raghi, penso di aver fatto troppo ritardo. Salve prof, sono passati 60 secondi. Sei in ritardo, ora devi andare. Oh, davvero sono in ritardo, mi dispiace tanto. Di quanto prof? Sono passati 89 secondi. Oh, ho capito, mi dispiace tanto. E dove devo andare per fare questa punizione? Ora passerai qui il resto della giornata. Oh, ringrazio prof. Buona lezione. Quindi altre 7 ore. 7 ore, ragazzi, ma cosa vuol dire? Raghi, pieno di polvere, ragni dappertutto. Oh mio Dio, che cosa sono questi teschi dei... Oh mio Dio, gli scheletri dei vecchi alunni che ha lasciato qui in punizione. Non lo voglio sapere. Però almeno, raghi, posso mangiarmi una mela. Nessuno qui può sapere se esco da questa stanza o no. Raghi, è arrivato il momento di andare sopra a prendermi le patatine. Prima mi sono resa conto che cosa ci fa questo. Ciao, ma tu sei il mio compagno di classe. Perché sei qua? Beh, ho tossito e mi ha detto che facevo troppo rumore e allora sono qui. Oh mio Dio, non ci posso credere. Ho capito silenzio in classe, però insomma, hai tossito. Vabbè, senti, ora che siamo qui possiamo andare in tutta la scuola, tanto il prof non ci... Ma mi state prendendo in giro? Ma lei cosa ci fa qua? Oh, ciao ragazzi. Per sbaglio la sedia ha scricchiolato. Non ci posso credere, ovvio. Non ci credo. Pure tu. Senti, stavo giusto per dirgli che possiamo andare a prenderci tutto il cibo che vogliamo. E ha detto che lo ha disturbato. Beh, in effetti non sta bene, non
nostro prof, mi sembra un po' troppo incavolato. È uscito un altro ragazzo. Questi sono tutti i miei compagni di classe. Ciao ragazzi. Raghi, potremmo fare un party qui dentro. Alla fine siamo tutti assieme. Ho fissato per sbaglio il prof negli occhi. Cosa vuol dire? Che cos'è, tipo Medusa che poi diventi di pietra? Che ha detto che sono irrispettoso. Non ci posso credere. Sapete che cosa? Direi a sto punto di far diventare questa classe un po' più accogliente. E Lucine. Oh, ora sì che va meglio. Raghi, alla fine la faccia del professore, io e i miei compagni ce la stiamo spassando. Abbiamo deciso di fare qualcosa di bello di una situazione brutta. Buone queste patatine. Oh sì, non sono mai state aperte, sono proprio nuove. Beh, spero che abbiate imparato la lezione. Oh, sono finite le 7 ore che ha detto il prof. Cosa state facendo? È inammissibile, siete tutti bocciati. Anzi, espulsi. Beh, raghi, direi che ne è valsa la pena. Insomma, pazienza, che se siamo stati banditi da questa scuola comunque non ci avrebbe fatto andare da nessuna parte. Meglio la nostra scuola di tutti i giorni e della vita reale. Quindi c'era pure barricata. Almeno siamo libere. Sì, infatti, e soprattutto posso sorridere e rimettermi i vestiti che voglio. Raghi, fatemi sapere quale zaino sceglierete per la scuola. E soprattutto quale scuola scegliete su Brookhaven. Buh, sei ad un passo dalla tomba. Dovete abbassare il volume. La gente a quest'ora dorme. Ma chi dorme alle 4 di pomeriggio? Sei proprio un vecchio sfigato. Ah, non c'è più rispetto. Ai miei tempi si rispettavano le persone più grandi. Adesso c'è solo una soluzione: la violenza. Il nonnino vuole fare a botte. Ehi, fermi, che state facendo? Ho visto lo spettacolo, va tutto a posto. Non c'è bisogno di litigare così violentemente, soprattutto con dei bambini o con degli anziani. Come si fa? No, questo nonnino ci rompe tutte le... ci rompe troppo le scatole ogni giorno. Già, non ci fa fare nulla. A me questi ragazzini non mi fanno stare mai tranquillo. Ok, raghi, devo fare una cosa. Qui devo cercare di aiutarli, così possiamo arrivare tutti a un compromesso. In pratica passerò un paio di giorni con voi e cercherò di sistemare la situazione senza bisogno di sparare o picchiare nessuno. Beh, una mano mi servirebbe. Ok, perfetto. Una nuova compagna di giochi, sì! No, ragazzi, inizierò da lui perché dai, gli serve una mano, magari lo posso aiutare con qualcosa. Perciò voi fate il vostro, io passerò una giornata con il vecchietto e vediamo come posso migliorare la sua vita. Raghi, ho fatto venire anche qui Anthony, che magari mi può aiutare, dare una mano in più. Comunque è una fattoria, il signore vive in un bel posto. Diciamo che magari se l'è preso con i soldi della pensione, oppure ha lavorato tutta la vita per permettersi questa casa. Scusate ragazzi, mi dite come vi chiamate? Ah sì, mi chiamo Jenny. Jenny. Ragazzi, come io dico, tipo Jerry però Jenny. Piacere Kenny. Ammetto che sia io che Anthony abbiamo dei problemi un po' particolari con i nomi. Magari le persone un po' più anziane non riescono a capirli. Io Anthony. Ah, Antonio. Ah, mio fratello si chiamava Antonio. Chiamava? In che senso? Sì, è morto a 86 anni mentre lavorava sotto il sole, proprio in questa fattoria. Oh, mi dispiace tanto, ti mancherà molto. No, dai, dopo tutto sono sempre con me. In che senso, ragazzi? Cosa vuol dire? Sono sempre con me? Mi fa paura. Li volete vedere? Ok. Oddio, raghi, alle tombe. Oltretutto qui c'è scritto: in onore ad Antonio, la sua pelle è molto bianca, anche detto Anthony. Ragazzi, è molto... Oddio mio. Ok, adesso ho paura. È letteralmente la descrizione di Anthony. Vabbè, ma siamo sicuri che non siete parenti? Comunque, qui vedo un'altra tomba alla mia cara Dora. Oh, Dora, la mia cara moglie. Ah, quanto mi manca. Oh, mi dispiace, non deve essere facile, insomma, vivere con tutte queste... con tutti questi lutti alle spalle. Comunque, siamo qui per dargli una mano. E ci dica dove possiamo iniziare, come funziona qui nel posto dove vive. Venite, faccio un tours. Ma è tutto a posto con le bollette e il resto? Perché mi sembra un po' buia la casa, ci vede bene? È troppo buio perché la bolletta costa. Ah,
Quindi viviamo con la luce del camino, capito? Sì, questo è un po' un problema. È molto accogliente, comunque il bagno non funziona. Oh mio Dio, dove va a fare le sue cose? Mi faccio la doccia con l'acqua delle piante. Oh mio Dio, non ci posso credere, ma è congelata! Ma lei come ha fatto ad arrivare all'età che c'ha? E poi vabbè, facciamo i bisogni assieme ai cavalli. Mio Dio ragazzi, questo qui vive in un modo terribile. Ah, a proposito di cavalli, mi serve una mano con i cavalli, bisogna pulire tutto. Oh mio Dio, vabbè, immagino che oggi, raghi, lavoreremo per lui. Lo aiuteremo in un po' di cose e poi vediamo domani come sarà vivere nella vita da bambini. Tu, Betty, ti prenderai cura di Pretty. Ah, ok, Betty adesso mi chiamo. Perfetto, raghi, il mio compito è quello di spazzolare i cavalli, insomma pulirli un pochettino, mentre a Anthony è capitata la cosa peggiore. Su, su, spala! La cacca non si pulirà da sola! Ti odio, sappilo, Jenny! Bene ragazzi, abbiamo finito. Ah, meno male, avevo giusto finito di pulire l'ultimo cavallo. Adesso è il momento della nanna. Ma sono le 6 di pomeriggio. Oggi abbiamo fatto tardi. Domani sveglia alle 4, capito Tessy? Dio mio ragazzi. Ho capito alle 4. Ma sì, io alle 4, ma vi immaginate? Mai nella mia vita sveglia alle 4. Forse sto sveglia fino alle 4. Va bene, lei non si preoccupi, noi ci arrangeremo. Raghi, lui non ha stanze in più. Purtroppo ha solo questa camera da letto, perciò ci toccherà mettere delle tende. Anthony, passo. Guarda, passo. E comunque io ho fatto. Comunque ci ho preparato la tenda. Qua passeremo la notte e domani vediamo di andarcene subito. Io prendo questa parte del letto a doppi cuscini e a... Che cos'è questo rumore? Lo senti? Oddio, magari è il fratello che esce dalla tomba. Ma che è, Anthony? Ha delle medicine in mano, mi sa che se le era dimenticate. Oh, Dora, mia cara Dora. E sta chiamando il nome di sua moglie. Allora, ok, è il momento. Ok, fai silenzio, voglio vedere che cosa succede. Sta andando a scavare? Non ho capito, Anthony, che cosa sta succedendo. Ma il corpo di Betty non era dall'altra parte, tipo la sua tomba. Non dirmi che... ha un segreto. Ma questo è tutto impazzito. Shh, non ti preoccupare, adesso scopriremo che cosa c'è. Prendi la pala e scava lì sotto. Raghi, oh mio Dio, sono in una stanza sottoterra. Oh, guarda Dora, adesso fanno il nostro show preferito. Anthony, non riesco a credere a quello che sto guardando. Questo signore ha il teschio della moglie qui con una televisione. Si guarda la TV con la moglie morta. Sai che cosa? È troppo anziano per farlo smettere ora. Sai che cosa? Non ne voglio avere a che fare nemmeno io, andiamocene da qui. Siamo qui per passare un'altra giornata, ma stavolta con i bambini, finalmente. Speriamo che le cose vadano meglio. Sì, tutto bello, ma mica potete entrare così. Casa di bambini significa solo bambini e voi non lo siete. Beh, in effetti hanno ragione. Anthony, io ho un'idea. C'è questo nuovo tipo di avatar... Si chiama Mini e io me ne sono fatta uno. Sembriamo proprio la nostra versione, ma baby. Eccoci qui, raghi, non siamo bellissimi. Wow! Mi piace, mi piaccio io. Sono molto felice di questi outfit, sono tipo i miei nuovi outfit preferiti, veramente. Beh, ora sì che ci siamo, potete entrare. Raghi, vedo già qualcosa di bello, è molto pieno di luci. Abbiamo qua, luci qua, gli arcade e soprattutto voglio vedere il piano di sopra. Eccoci al secondo piano. Raghi, ma è un disastro. C'è solo pizza, a quanto pare. È pieno di scatole, ma è terribile. C'è molta pizza, veramente, un po' troppa pizza. Ne volete una fetta? Cioè, non sappiamo mica cucinare. Quindi possiamo ordinare solo pizze, ma lo conoscete Just Eat, ragazzi. In realtà non so se i bambini possono avere un telefono, dipende quanti anni hanno. Comunque, pizza è buona, certo fa un po' male alla salute, non so se arriverete tipo all'età del signore di fianco, però. Molto buona tra l'altro, basta che non sia scaduta ragazzi. E poi uno stand di dolci, ma come avete fatto, scusate, se non sapete cucinare altro che le pizze. Ti piace? Sì, beh è carino, lo vorrei a casa mia. Beh, un tizio voleva darci delle caramelle, così lo abbiamo picchiato e glielo abbiamo rubato. Mio Dio, ragazzi, quindi mi state dicendo che le persone devono avere paura di voi, non il contrario. Ok, infatti questa parete spiega molto. Ma quindi, cioè, che cosa fate tutto il giorno? Mangiate pizza, dolci e... basta? Beh, ultimamente ci stiamo allenando per la nostra super gara di tuffi.
In effetti avete due piscine giganti, ma in che senso super gara di tuffi? Raghi, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati sul tetto, a quanto pare loro si buttano da qua sopra. No, 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 decisamente non arriveranno... La vecchiaia, se continuano così. Raghi, inizia lei. Oh mio Dio, ho fatto una capriola e gli è andata pure male. Troppo bello. Raghi, io ho paura che si facciano molto molto male questi qua. Vai. Oh mio Dio, pure lui è caduto. Beh, immagino che dovremmo lanciarci come ci capita. Non è vera acqua. Oddio, Ettore, non è vera acqua, raghi. Pensavo fosse meglio di così. E non riesco nemmeno a uscire, sono troppo bassa. Oh, ok, ce l'ho fatta. Devo ammettere che è un po' terrificante quello che fate qui. Ma adesso è il momento del segreto assoluto su come rimaniamo bambini per sempre. Raghi, ho molta paura di quello che sto per scoprire. Mi hanno detto di venire qui perché c'è... Oddio, oh no. È un rituale speciale per non invecchiare mai. Sacrifichiamo una persona di Brookhaven e non invecchiamo per 10 anni. E il prossimo sarà il nonnetto qui a fianco. No, non ve lo posso permettere, non potete fare male a quel povero signore. Oddio, anche lui è mezzo pazzo, ma non si merita tutto ciò. Raghi, vado a dirglielo, proverò a salvarlo. Nel frattempo ditemi voi qual è meglio secondo voi, la casa dei bambini o la casa dei vecchi. È stato traumatico in entrambi i posti. Però l'outfit questo è molto carino. Sempre io mi devo trovare questi vicini rumorosi. Comunque vi piace il mio nuovo Core Blocks? Me l'ha regalato Xiao. Vediamo cosa stanno facendo questi qui per fare tutto questo chiasso. Guardate, li vedo già lì che discutono. Non ce la faccio più, devo pulire. Non metterei mai piede qui dentro. Oddio ragazzi, ha attivato l'aspirapolvere. Fammi passare! È entrato in casa dell'altro! Oh no, è stato pure bannato! Raghi, la situazione qua è seria. Questi vicini si odiano. Non lo farai mai. Salve, salve, non vorrei interrompere qualcosa di importante, di disturbo. Fammi entrare, è un inferno! Che cosa succede? Ma non la senti? C'è una puzza che potrebbe infestare tutta Brookhaven! In che senso? Questa intendi? Ma che puzza, è tutto buon odore. Beh, non ne sono così convinta. Raghi, questa casa è piena di immondizia. Ma proprio tanto. E addirittura lui puzza da fare schifo. Guardate com'è vestito. E c'ha pure le mosche che gli ranzano attorno. Ti prego, solo una pulita. Ma tu perché vuoi pulire di casa? Cioè io, non lo so, scapperei in Messico piuttosto che entrare a casa sua a pulirla. Già non pulisco casa mia, forse. Cioè, è una fortuna che casa mia non sia come la sua. Ma io abito qui. Abitate assieme? No, per carità di Dio. Qui di fronte. Oh wow, questa sì che è una casa bella pulita. La mia casa è un diamante, è super pulita. Sì, l'ho notato, ma mi sembra un po' tanto. Scusa, tu pulisci tutto il giorno? Me ne occupo per 23 ore al giorno. Ma come, ma non dormi? Beh, anche mentre dormo. Ho i miei robot automatici, ne porto uno anche con me. Oh, quel robottino, costano un sacco, oh mio Dio. Ok, sono contenta che tu ti trovi bene così, però mi sembra un po' tanto. Ne ho 50! Ma sei pazzo, ma scusami! Te ne basterebbero un paio per questa casa, non 50! E poi mi sveglio e vedo questa cosa. Vabbè, ma non puoi costringerlo a pulire casa. Insomma, deve essere lui a decidere quanto vuole che che casa sua sia pulita. Ma questa è tutta salute! Beh, non ne sono sicura. Ha la puzza di ben 8 anni! Oddio! Dio. E poi sai quanti anticorpi mi sono fatto? Infiniti! Allora, più o meno, ok? Ragazzi, lo sapete che sì, vivere nel troppo pulito non fa bene, ok? Ma vivere nello sporco nemmeno. Sono invincibile! Non ne sono sicura. Va, ci va una via di mezzo, ragazzi. Dovete trovare una soluzione. Scordatelo! Mai! Ok, c'è un piccolo problema. Nessuno dei due è abbastanza maturo da abbassare il proprio ego e ascoltare l'altra persona. Adesso lo aspiro. Fermati, smettila. Che ne dite se facciamo una cosa? Vi aiuto, io verrò con voi. Che ne dite se ognuno di voi passa una settimana nella casa dell'altro? Un giorno anche, senza una settimana, magari una settimana è troppo. Un giorno solo. Cosa? Sì, andrà bene. Adesso per esempio io e te passiamo un giorno a casa sua e lui ci fa vedere insomma come vive, che cosa succede. Magari potrei apprezzare insomma la sua cultura, le sue usanze, non lo so, le sue abitudini. Ma ti sembra che vivo in una stalla? Beh, ma insomma è solo un giorno, non ti ammazzerà, te lo prometto. Ma senti lì, io perdo tutti gli anticorpi. No, non funziona così, gli anticorpi sono
sono tuoi, te li tieni, guarda. Semplicemente tu non potrai pulire. Dovrai semplicemente vivere con lui. Ok, ma se non arriviamo a una soluzione, io gli pulisco casa col disinfettante più forte. Il fuoco, oddio. No, non ce ne sarà bisogno. Nessuna casa deve andare a fuoco. Per favore, signor porco, signor... non so come si chiama. Ci faccia un tour della sua casa. Vediamo com'è. Sicuramente c'è qualcosa che non va in questa casa. Non posso dire che non c'è. Benvenuti, questa casa è come un museo. Sì, me li ricordavo più puliti i musei. Ti prego, facci un tour. Vogliamo vedere un po' tutte le stanze. Insomma, dove dormi, la cucina, il bagno. Trovate puzze che partono dal 1900 e finiscono nel 2020. Cosa? Cioè, tu praticamente... Oddio, sono in mezzo all'immondizia. Tu praticamente collezioni puzze? Certo! Oddio, ragazzi, come si fa a collezionare puzze? Terrificante! Sì, guarda, ho la bara del mio vecchio trisnonno. Che schifo! Puzzerà ancora di morte! Ho anche la sua puzza qui con me. Oddio, che schifo! È un barattolino di puzza! Vuoi sentire? Guarda, apprezzo, ti ringrazio. No, non mi va proprio. No, ho detto di no. Ho detto di no, non la voglio sentire! Io ci faccio i profumi, oh mio Dio, questo qui fa le essenze di puzza, non ci credo. Questa è dove mangi? Un corpo! Ma c'è un cadavere lì! Oh, lei è la mia nonnina. Oh mio Dio, ma non puoi avere un cadavere in casa. Cucinava di tutto usando gli scarti della cucina. Mi dispiace così tanto. Guarda qui, ti faccio una magia. Hai preso una mela marcia dall'immondizia. Non la voglio. Ah, avrà malapena 20 settimane. Oh mio Dio, chissà quanti insetti ci sono lì dentro. Guarda, è deliziosa. È un po' aspra, ma è così molliccia che si scioglie in bocca. E se sei fortunata, ci trovi dei vermi dentro. Sono proteine extra. Oh mio Dio, ti giuro, mi sto vomitando. Mi sto per vomitare. Ah, almeno hai un cortile. E con un altro cadavere, non so se essere felice. Oh, lì c'è la bara. Oh mio Dio, la bara del trisnonno. Oh, ma perché? Guarda, muoiono addirittura le piante qui. Solo quelle che fanno gli anticorpi sopravvivono. Quelle come me. Oh mio Dio, guarda, non ne parliamo, lasciamo stare. Posso vedere dove dormi almeno? Certo! Non voglio più stare qui. Dai, non succederà nulla, coraggio, è solo un giorno. E poi toccherà anche a lui andare a casa tua. Me ne vado. Dai ragazzi, io vorrei portarvi sopra, ma siete troppo puliti. Ah, ok. Mi infestereste la casa. Quindi che cosa possiamo fare? Non dirmi che dobbiamo fare qualcosa che ci farà puzzare. Venite in questa piscina di acqua delle fogne con me. Oh mio Dio, con l'immondizia dentro. Ok, senti, lo dobbiamo fare. Lo so che ti stai lamentando, che stai... Non lo so cosa stai facendo, stai dicendo le parolacce peggiori che conosci. No! Coraggio, sarà solo per questa volta. Non sei mai stato sporco una volta in vita tua? C'è sempre una prima volta, direi che è arrivato il momento, no? Sono sempre stato pulito dalla nascita. Ok, e allora lo devi fare, coraggio. Ti aiuterà, insomma, a lasciare andare via le preoccupazioni. Beh, non mi aspettavo che glielo facessi fare così, ma va bene. So, non fare il timido. Beh, ok. Oddio, mi devo sedere, devo impuzzolentirmi così tanto. Perfetto, non le voglio più sapere. Andiamo in questa cavolo di camera da letto. Puzziamo tutti, nessuno escluso, sarà felicissimo sto tizio. Oddio, ok. Comunque è una casa molto grande, anche se è tutta sporca. Benvenuti, io dormo lì. Ok. Dove dormi? Sei il letto, è tutto pieno di immondizie e scatole. Aspetta, ma questa è la mia spazzatura di un anno fa. Beh, la spazzatura di uno è il tesoro di un altro. Immagino di sì, ma in questo caso è rimasta spazzatura. Comunque, essendo che il letto è un po' pieno, io dormo qui. Qui dove? Ah, qui? Qui, in questa telo da mare? È molto comodo. E poi tiene la mia schiena molto dritta. Ok, amico. Comunque, possiamo passare alle altre stanze, ti prego? Dico che ce n'è una meno pulita. Una, non dico due. Una. Ok, qui che cosa? Oh mio Dio! Hai un cavallo in camera da letto! Ciao, bello! Ma non puoi tenere un cavallo qui! Sai, essendo che pulirsi è inutile,
e ho molto tempo libero, lo spendo aiutando i poveri cavallini che in campagna vengono investiti. Oh, beh, in realtà è davvero un'ottima spiegazione, grazie. Li curo, gli do del cibo e quando sono liberi sarà solo quando sono guariti al 100%. Oh, beh, è molto carino da parte tua, sai. Ti ringrazio per quello che fai, i cavallini se lo meritano e soprattutto non posso biasimarti, insomma è un'ottima cosa. Ne ho altri 20 in garage, lo sai? 20? Che stai dicendo? Oh mio Dio, questo qui ha 20 cavalli. Non ci credo, scusami. Ha un sacco di cavalli! Questi li libererò a breve. Oh mio Dio, li hai salvati tutti tu. Sono quasi guariti al 100%. Sì, tutti io. Wow. Beh, complimenti, davvero, ho cambiato idea su di te. Sì, può essere sporchi, certo ci vorrebbe un po' di bilanciamento, dovresti pulirla qualche volta. Beh, basta che non vai a disturbare quello in bagno. Quello in bagno? Ha un cavallo anche in bagno, vabbè, stiamo un po' esagerando, hai un cortile da riempire. Dov'è il bagno? Oh mio Dio. Senti, troveremo una soluzione, ok? Allora, la cosa dei cavalli era onorevole, ma hai comunque la casa troppo sporca. Adesso è il mio turno di farvi vedere una casa pulita. Ma prima... Oh mio Dio, ci devi pulire con quello. Oh Gesù, è tipo sapone. Mi sento adesso come in uno di quei lavaggi delle macchine che fai col sapone da fuori. Oddio. Ok, basta, ti prego. Perfetto, ora dovremo passare, insomma, a vedere casa sua. Benvenuti. Sì, siamo tutti belli profumati, guarda, come il culetto di un bambino. Prego, entra. Lui è ancora un po' vestito così, ma non l'ho mai visto così pulito, wow. Benvenuti. Che cos'è questa cosa? Perché c'è? Che cosa? Disinfettante, sapone? Cos'è? Aiuto, sono circondato! Oh mio Dio! Casa sua è piena di zampilli di acqua! Non ho capito! Perfetto, vi ho fatto una foto! Che cos'è? È come siete entrambi! Ah, come siete entrati! E se sarete più sporchi quando uscirete, io vi disinfetterò col fuoco! Oh mio Dio, ma è una minaccia questa di morte! Ti prego! Già che se accendo un accendino qui, scommetto che saltiamo tutti in aria dal disinfettante che ci hai messo. Bene, ora continuiamo la visita. Dimmi cosa c'è da vedere. No, mi devi spiegare cos'è tutta quest'acqua. Non solo è un'arma antibatterica, ma in questo modo posso fare quello che mi pare e lavarmi allo stesso tempo. Oh mio Dio, ma pensi che sia salutare vivere così? Cioè, non so come tu non finisca all'ospedale ogni 2 giorni. Dovresti essere sempre intossicato di... Sì, beh, non lo è. Ci vuole in tutto equilibrio, ok? Sia nella sporcizia che nella pulizia. Scommetto che tu hai detto che rimani quasi tutto il giorno a pulire. Scusa, che cosa fai? Qual è il tuo lavoro? Prima guarda qui. Sì, che cosa c'è? Lo vedo, me ne rendo conto. Io non cucino mai. Oh mio Dio. Per non sporcare la cucina, palesemente. Ovvio. E poi... quando ci si siede, se ci si siede, perché non sono sicura che mi possa sedere in questa casa, c'è la barriera pre-pranzo. Ah, ok, perché ovviamente ti devi pulire. Scusa, non faccio in tempo prima a lavarmi le mani? Ho le mani, non sono abbastanza adesso. Senti, io non tocco il cibo con i miei piedi. Non mi serve che mi lavo i piedi prima di mangiare. Le mani? Guarda che i germi camminano. L'ho capito che camminano, ma possono arrivare dalla testa alle mani. Mi sembra un po' esagerato. In pochissimi secondi. Ok, lo capisco. Ma alcuni germi non ti fanno niente. Anzi, alcuni germi ti fanno anche bene. No! Sono demoniaci. Senti, ok, non so come farglielo capire. Perché non vediamo... adesso, in questo momento ti devi mettere a pulire. Ti sto parlando. Volevo vedere la tua ti prego. Posso vedere la tua camera da letto? Oh mio Dio. Ok, abbiamo capito che non ti fai il bagno perché ti lavi con l'acqua che c'è al piano di sotto. Questa è la tua camera da letto. Oh, bene. Molto pulita. Ma non avvicinarti. Ok, immagino sia molto delicato il posto in cui tu devi dormire. Il mio letto è fatto da quando sono nato. Che senso? Io dormo all'impiedi, come i cavalli, non ci credo. Almeno avete qualcosa in comune tu e l'altro ragazzo, dai. Ma non posso sporcare il letto. Mi sa che non hai capito. Sì, in effetti non riesco tanto a capire perché tu voglia tutto così pulito. Io sto per svenire. Il mio naso sta sentendo così tanti odori tutti assieme. Non so più cosa sia reale. Oh mio Dio, lo stai facendo andare fuori di testa. In effetti non è molto diverso dalla casa sporca. Lì c'erano 50.000 odori di
schifo. Qui ci sono 50.000 odori di profumi. È la stessa cosa al contrario. Ragazzi, mi sa che non vi è chiaro che la mia casa è così pulita. Che l'acqua del water è potabile! Ma che schifo! Ma anche se mi dici che è l'acqua più pulita del mondo, non la berrò mai. Vieni e bevi un sorso. Non ne beverò, non ne berrò neanche. Non pensarci nemmeno. Non la bevo io quell'acqua. Oddio, oddio, ti prego non farlo. Per favore, non posso vedere questa scena. Sto bevendo dal water per provarmi che in casa sua non ci sono germi. Ragazzi, questa situazione non è normale. Glu glu, deliziosa, immagino, ma no, guarda. Sentite, dovete trovare un equilibrio, così non si può fare, ok? Che ne dite? Raghi, scrivetemi nei commenti secondo voi come va risolta questa situazione. Ma io ho un'idea. Che ne dite se vivete assieme almeno per una settimana? Così la casa sarà abbastanza sporca e abbastanza pulita. Almeno questa è la mia soluzione, anche perché casa mia è sia sporca che pulita e non ne posso più di voi. Questi odori schifosi, no, vi prego. Raghi, casa vostra, secondo voi è più sporca o più pulita? Forse casa mia, adesso che abito da sola, è un po' più sporca che pulita.